Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a gem. Bentornati sul nostro canale YouTube Artisti del Riso. Oggi vi propongo una ricettina semplice, veloce, veloce. Allora, andiamo a fare gli straccetti di pollo con latte di cocco. Allora, per questioni di tempo, già voi lo sapete, ho fatto un battuto, eccolo qui, di cipolla, di brime, delle carote, del peperone rosso. Adesso andiamo a rosolare questi tre ortaggi. Ok, un po' d'olio, gli straccetti di pollo li ho già preparati da un petto di pollo intero, mandiamo l'olio in temperatura e poi tuffiamo dentro le nostre verdure, carote, una dadolata di carote, cipolla di breme e pomodoro e peperone rosso. Vai, andiamo. Ok, rosoliamo ben bene. Straccetti di pollo, quindi andremo poi a inserire il latte di cocco, un po' di panna, della curcuma e del curry. Allora, cominciamo a regolare un attimino di sale. Boh, facciamolo rosolare ben bene e poi andiamo a inserire i nostri straccetti di pollo. È una ricetta che potete fare anche d'estate, d'estate, d'inverno. Ok, lo abbassiamo un pochettino. Allora, vado a inserire un po' di brodo, in questo caso è un brodo di carne molto leggero, ok? Così lasciamo insaporire il tutto. Bene, le nostre, i nostri ortaggi, le nostre verdure si sono leggermente appassite e tuffiamo all'interno gli straccetti di pollo. Potete farlo anche con del tacchino, è uguale, poi dipende da voi, i vostri gusti, Allora, lasciamo adesso insaporire i nostri straccetti di pollo all'interno con la carota, la dadolata di carota, la cipolla di breme e il peperone, e poi andremo a inserire subito un po' di panna e del latte di cocco, e poi via via andremo a inserire una quantità di curcuma e di curry. Correggiamo di sale, 20 minuti e i giochi sono fatti, quindi è una ricetta molto veloce, molto replicabile. Bene, i nostri straccetti di pollo si sono insaporiti a dovere. Adesso non faccio altro che andare a inserire un po' di panna, panna da cucina, non panna da montare. Buona. Un po' di latte di cocco, assaggiamo perché io sono vado matto. Buono il latte di cocco, via. Ok, abbiamo una girata, amalgamiamo il tutto. Adesso andiamo a correggere con un po' di curcuma. Ok, e un po' di curry. Poi alla fine aggiusteremo con un po' di sale. Ok, facciamo prendere il bollore. Alziamo un po', semmai. Ora ha preso il bollore, vado a correggere, vado ad aggiungere un po' di brodo di carne e poi abbassiamo un po' la piastra, proprio al minimo, deve essere una cottura molto 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 blanda, Allora, dopo circa una mezz'oretta siamo pronti. Allora, io non faccio altro che adesso sfogliargli un po' di timo, perché a me piacciono tantissimo, piace tantissimo profumarlo. Ok, sfogliamo dentro un po' di timo, un altro po' di maggiorana. Ok, lasciamolo riposare ancora. Adesso andiamo a impiattare, Nel frattempo che lui riposa facciamo una piccola chicca. Guardate cosa faccio, guardate cosa faccio con le olive taggiasche. Allora, andiamo a fare un piccolo battuto di olive taggiasche che poi serviremo sopra gli straccetti. Provateci però, datemi retta, provateci. Allora, facciamo questo battuto. Ok,
Allora, andiamo a impiattare, vediamo, bel piattino. Oh, che bel piatto questo, ragazzi. Allora, ecco i nostri straccetti. Provateci a casa, poi fatemi sapere veramente, perché questo qui è un piatto veramente gustoso. Ok, battuto i due olive taggiasche. La ricetta è finita, è abbastanza veloce. Alla prossima, ragazzi!